Salve a tutti, ci troviamo qui con Edoardo Scarpetta, premio Arte e Movimento 2020. Quest'anno non abbiamo avuto la possibilità di ospitarti a Vietri sul Mare, che è il nostro scenario della rassegna, però abbiamo deciso lo stesso di incontrarti, ci hai dato la possibilità di darti questo premio, che è un pezzo d'arte di ceramica vietrese. Però prima questo premio te lo devi guadagnare con qualche domanda che ti faremo. Penso che tutti sei popolarissimo, ti hanno visto in TV, su Rai 1, al cinema, però questo cognome, Edoardo Scarpetta, e questo nome ci è familiare, soprattutto a noi amanti del teatro, giusto? Cosa ci si prova ad essere, a portare questo nome del tuo Trisavolo che ha rivoluzionato il teatro napoletano, possiamo dire? Mia mamma da piccolo mi diceva sempre, quando io dicevo, mamma, ma io quando mi dicono questa cosa, ma in che c'è? Dicevo, è un onere e un onore. Che poi effettivamente così è, perché quando è un onere alle volte può pesare. Però io la vivo semplicemente e banalmente come un onore, perché so perfettamente che è una famiglia che ha dato tantissimo e io mi auguro di poter continuare a dare a questo mondo, al mondo del teatro. E questo ha fatto sì che, essendo figlio di Mario Scarpetta, che io ho perso a 11 anni e mezzo, cominciassi all'età di 9 anni a fare questo mestiere. E, tra l'altro, debuttando con Felicello e Felicella per i 150 anni dalla nascita di Edoardo Scarpetta. E, spettacolo in cui io facevo una parte piccola insieme a mio cugino che ha 10 anni in più di me, che adesso fa medicina, quindi non c'entra niente con questo mestiere. E noi entravamo e mio padre faceva mia mamma, c'aveva questa parrucca arancione molto, molto comica, molto divertente. E il nostro scopo in scena, mentre papà parlava con il proprietario di casa, era di sporcare il più possibile intorno a noi. Avevamo a disposizione noi stavamo seduti su questa panca, di fronte a noi c'era questo tavolino con una cesta con pane e arance, e il nostro obiettivo era di sporcare il più possibile, quindi io facevo le palline di pane, puoi immaginare a 9 anni io come mi divertissi a fare una cosa del genere. E prima di uscire dovevamo dire una poesia al proprietario di casa, che era una lamentela, che noi eravamo famiglia povera, e facevamo 8 repliche di questo spettacolo. Io uscivo ed ero il bambino più felice del mondo, quindi è stato facilissimo, è stato semplicissimo per me capire subito che cosa volessi fare da piccolo. Che cosa volessi fare per sempre, da piccolo e da grande. Quindi non ho mai vissuto quel dissidio di Dio. Io uscivo di scena, ero il bambino più felice del mondo, quindi a me è stato chiarissimo la mia strada, quale fosse, insomma. E continuo a ricalcarla con delle belle soddisfazioni. E diciamo che poi parleremo poi della tua formazione, del tuo, diciamo, dei tuoi lavori, però volgiamo già lo sguardo al futuro, perché uscirà, ritardato dal lockdown e dalla pandemia, un film di Martone con il quale hai già lavorato, Qui rido io, dove rivestirai i panni di tuo nonno, dedicato alla figura dedicato alla figura di Edoardo Scarpetta. Tu sarai Vincenzo Scarpetta. Ci vuoi parlare? Ci sveli qualcosa di questo progetto? Guarda, come ti dicevo prima, tante persone mi hanno chiesto che cosa si prova, giustamente, non stai chiedendo anche tu, che cosa si prova, com'è girare un film sulla tua famiglia, in cui tu interpreti il tuo bisnonno. E ti dicevo che io, in tutta onestà, nel momento in cui lo giravo non la vivevo come un mamma mia che cosa stiamo facendo, che cosa bella. Io stavo girando un film, per me era un film come un altro. Sicuramente quando lo rivedrò sarà un'emozione, perché al di là del fatto che è la mia famiglia, sono cose realmente accadute, sono racconti che mi ha fatto mia zia, la sorella di mio padre, e quindi sicuramente quando lo rivedrò sarà una grande emozione. Un cast eccezionale, perché Edoardo Scarpetta sarà interpretato da Tony Servillo, quindi sì. Prima volta che dividete la scena? Prima volta che dividiamo la scena, sì. Io e Tony ci siamo incontrati in passato fuori ai teatri, sono andato a vedere il suo Elvira al Bellini. Vabbè, Tony è un grandissimo attore, una persona rispettabilissima, molto educato, molto professionale sul set. È stato bellissimo lavorare con Tony.
Invece con Martone c'è un ritorno dopo il bellissimo, ne parlavamo prima, Capril Evolution, che io ho guardato durante la quarantena, come ti dicevo, e sono rimasto strabiliato dal mondo che ha saputo creare Martone, perché con un'attenta ricerca della luce, della fotografia e una sceneggiatura davvero toccante in alcuni momenti, perché tocca appunto elementi importanti, ha saputo ricreare questo mondo soprattutto femminile, perché diciamo che la protagonista è una donna. Però qual è stato il tuo contributo proprio nella realizzazione di questo film per il tuo personaggio, che comunque da quello ti conosco da poco, ma molto lontano da quello che sei? Guarda, io ho sempre visto, come dire, un filo rosso in Capri Revolution, nell'Amica Geniale e in Qui rido io di Mario, perché in Capri Revolution e nell'Amica Geniale mi vedo vedo in me un personaggio molto chiuso, se mi concedi il termine, perché in Capri Revolution io e mio fratello, come dire, opprimiamo nostra sorella, che vuole allargarsi, che vuole conoscere questi della comune, che sono persone che ballano, che nudi, e noi le diciamo non esiste proprio, facciamo questo, abbiamo le capre, tu questo devi fare, non se ne parla proprio. Noi adesso, a maggior ragione che è morto nostro padre, noi portiamo i pantaloni e decidiamo noi. Quindi al di là di un discorso di emancipazione della donna, il mio personaggio era un personaggio che opprimeva, un personaggio chiuso, ottuso, dico io. In maniera un po' diversa, ma anche nell'Amica Geniale è così, perché quando a Pasquale, nella prima stagione, gli dicono: Pasquale, dimentica il passato, cioè i nostri genitori sono stati quello che sono stati, noi possiamo cambiare, noi possiamo essere diversi, noi possiamo aprirci, noi figli possiamo cambiare. Lui comunque è un po' scettico su questa cosa, per lui comunque non sì, però non trovo, non esageriamo. Invece, in Qui rido io sono l'oppresso, io interpreto l'oppresso, perché mentre Vincenzo vuole fare la musica, ha una rivista, vuole fare il cinematografo, vuole fare tante altre cose, c'è il padre che gli dice: no, non esiste proprio, tu interpreterai Felice Ciasciamocca, tu, i tuoi figli, i figli dei tuoi figli, i figli dei tuoi figli. Quindi diciamo c'è sempre questo tema di oppressione e libertà, che è una cosa che io che apprezzo molto e che mi piace molto dei film di Mario, che lui indaghi e studi sempre uno sguardo all'apertura, che l'apertura è necessaria, l'apertura fa bene, aprirsi ad altri mondi. Mi riallaccio io allora alla prossima domanda, che così marzullianamente mi è venuta adesso, quindi l'apertura verso l'arte è stato difficile? Per te, hai detto, non è stata mai una scelta, nel senso, tu sapevi sin da piccolino, da quando ti hanno messo sul palcoscenico, che avresti fatto comunque l'attore. Quanto è difficile poi riuscire ad affermarti in questo mondo, nonostante tu abbia avuto già tante soddisfazioni giovanissimo? È difficile anche dire io sono un attore, nel senso, molto spesso, sai, l'attore viene visto come una persona che non ha una stabilità non solo lavorativa ma anche affettiva, magari viene visto sempre con un occhio, ancora oggi nel 2020, ma soprattutto in Italia, questo è un discorso magari più nostro, non come una persona stabile. Come l'hai vissuta tu personalmente questo, se c'è stato questo percorso? Guarda, il nostro mestiere è un mestiere molto, molto delicato. Non ti nascondo che quando io ho finito il centro sperimentale, che ti impegna dalle 9 del mattino alle 6 del pomeriggio, dal lunedì al venerdì per 3 anni, quando poi finisce, tu ti svegli la mattina e stai lì a dire: mo che succede? Cioè, mo mi chiamano loro, devo andare io da qualche parte? Quindi io per i 3 mesi successivi, la fine del centro sperimentale, io ho lavorato in un bar, perché comunque stai a Roma, ti devi mantenere, non puoi stare lì, per quanto tu possa studiare, vedere film, vedere serie, informare, andare a teatro, eccetera, eccetera, ti devi mantenere. Tutti quanti ci auguriamo che questa parte qua duri il meno possibile, perché poi arrivi il lavoro. E a me è capitato, dopo 3 mesi che lavoravo al bar, che c'è stata Filumena Marturano con la regia di Liliana Cavani,
A Roma abbiamo fatto una tournée di 5 mesi, dopo c'è stato Shakespeare e poi è arrivato l'amica Ginea, è arrivata l'amica Ginea. Ora, io non sono mai stato, ed è una cosa che consiglio a tutti, cioè non sono mai stato uno che sta seduto a casa a lamentarsi perché il lavoro non c'è. Quindi tu sei a casa e non lavori e va bene, ma che cosa fai per te? Visto che il nostro mestiere è un mestiere che facciamo noi, che creiamo noi, sei tu che devi arricchire te stesso per il prossimo provino che andrai a fare. Ed è un mestiere molto delicato perché è soggetto a compromessi, magari vai a fare, magari non hai tutti questi soldi e vai a fare un progetto in cui non credi, in cui non credi profondamente, però ti danno un sacco di soldi. Quindi tu là stai a dire: mi auguro che poi con questi soldi possa, che ne so, produrmi uno spettacolo. Ci sono tutta un'infinità di cose, io adesso non sto qua a farti degli esempi, perché ce ne sono, di esempi di amici anche, di persone passate, di persone che a una certa età hanno deciso di sedersi in, di sedersi con un guadagno grosso che gli tornava. Quindi io ho vissuto questa situazione qua soltanto in quei 3 mesi in cui lavoravo in un bar. E speriamo di non doverlo mai. Ma io nel senso sono nella posizione che io mostro, devo fare l'amica geniale, c'è un altro progetto, cioè niente, nulla mi dice che io a marzo sto a casa, cioè è per altri 5 anni. Certo, è un po' l'imprevedibilità. Quindi tu quando decidi di fare questo mestiere devi mettere in conto che puoi non farcela. La prima frase che ci disse Adriano De Santis, il direttore del direttore del corso di recitazione, il primo giorno di centro sperimentale, che eravamo tutti recitazione e tutti gli altri corsi, ci disse a noi recitazione: se ragazzi sappiate che molti di voi non faranno questo mestiere, perché è una cosa che tu devi mettere in conto che non ce la fai. Quindi lì sta a te la determinazione, è capace pure che lui ti dice anche molti di voi non faranno questo mestiere perché magari alcuni si rendono conto che non si fatica, non va proprio bene. E quindi ci sono stati anche amici che si sono, costruiti dei piani B, perché non sia mai, non ce la fai, che fai? Poi arrivi a una certa età che non hai fatto l'università e quindi non sei nessuno, quindi è un mestiere molto delicato. Ritorniamo al al progetto che ti ha reso forse più celebre, che è l'amica geniale, perché grandissimo successo di pubblico non solo in Italia su Rai 1 e sulle varie piattaforme, su Teamvision, ma soprattutto un successo americano, ed è un orgoglio per tanti attori italiani che hanno ricevuto copertina di Variety, se non sbaglio, ma anche di altri rotocalchi americani, e soprattutto l'attenzione dei media americani. Mi dicevi tu che avevate una fan d'eccezione che era Hillary Clinton addirittura, quindi voglio dire, e penso sia bello per un attore americano riconoscere, avere un successo con una serie così ricca di italianità, se si può dire, e di elementi della Campania, perché voglio dire, si evince da ogni singola battuta che l'amica geniale è un prodotto e figlia della nostra terra. Sì, è una cosa straordinaria di cui noi non ce ne rendevamo conto quando c'è stata quando abbiamo girato la prima stagione e siamo andati per la prima volta sul set, che era il set più grande d'Europa. Noi siamo arrivati lì tutti noi ragazzi, che per carità io lo faccio quando ho 9 anni, ma io il cinema prima di quello era stato Capri Revolution e 5 pose in un film di Stefano Mordini in cui facevo l'autista muto, ma quando io sono arrivato sul set, rendersi conto che tutto quello che c'era intorno a noi era stato costruito di punto in bianco, era una cosa. Una volta venne un giornalista di Vogue America, se non sbaglio, che doveva fare delle interviste alle due protagoniste. Comunque stava là, io mi trovavo là, lui mi disse, venne, mi diceva: senti, tu sei Pasquale? Ah, Pasquale, senti, ma... cominciò a chiedere: ma voi questo progetto, ma è una cosa grandissima, voi vi rendete... Io lo interruppo dicendo: guarda, noi non ci rendiamo proprio conto di quello che stiamo facendo. Cioè, quando io fui confermato per l'amica geniale,
Missero, no, dei libri tratti, io non l'avevo letto, lo conoscevo, adesso te lo dico in tutta onestà, dei libri, una serie tratta dai libri di una scrittrice italiana. Io stavo a San Mauro girando Capri Revolution quando il mio agente mi diede questa notizia. E se, bello, ma non avevo proprio la minima idea di quello che era, di quello che sarebbe diventato, di quello che sarà e continuerà ad essere, perché adesso c'è la terza stagione e nelle serie non per forza fai la prima stagione, poi fai la seconda, poi fai la cioè, quindi anche perché invecchiate nella serie. Noi nella serie invecchiamo e per adesso continuiamo ad essere noi. E poi si vedrà. Adesso un momento più divertente, perché questo premio te lo devi meritare. Facciamo un gioco, vediamo un attimo, pure per conoscerti meglio e conoscere Vai. I tuoi gusti. I tre film della tua vita. Allora, mi viene subito alla mente, perché si potrebbe dire che non è il mio genere, però Alabama Monroe di Felix van Groningen, che è stato candidato agli Oscar come miglior film straniero l'anno in cui lo vinse La Grande Bellezza. E è una storia d'amore, però è straordinario. Ho avuto le lacrime agli occhi anche la seconda volta che l'ho visto con mia sorella. E quindi questo... Ci accontentiamo di uno, dai. Sì, ti potrei dire Tarantino, Django. Ok. Django per me è il... io credo che sia il film perfetto, che non vuol dire che è il mio film preferito, però è il film perfetto perché c'è tutto, c'è recitazione, c'è regia, c'è sceneggiatura, c'è recitazione, c'è tutto. Django e... No, è pensando a Tarantino mi viene in mente Pulp Fiction, perché che gli vuoi dire a Pulp Fiction? Cioè, va bene. Che... Ti può venire in mente quando pensi ai film della tua vita, Pulp Fiction. E invece i tre registi con i quali vorresti lavorare, dai quali vorresti essere diretto? No, questa è una domanda... Magari qualcuno ti ascolta, eh. Questa... Magari c'è qualcuno che sta vedendo questa intervista. No, noi ce l'auguriamo. No, Facciamo che non ti dico i registi. Ok. Ma... ti dico le persone con cui voglio lavorare, cioè io miro a lavorare con persone che credano nella recitazione come un processo evolutivo, e quindi diciamo principalmente ed è bello ritrovarlo nel cinema e nella televisione, principalmente registi teatrali, perché nel lavoro teatrale necessariamente c'è un inizio, un procedimento e un prodotto. Cioè, a differenza del cinema, in cui noi abbiamo la fortuna di farlo nell'Amica Generale, cioè fare le prove, io oggi ho le prove, tra l'altro oggi è il primo giorno in cui c'è l'incontro per l'Amica Generale, quindi ed è il giorno dell'intervista. Noi facciamo le prove, abbiamo la fortuna dell'Amica Generale di fare le prove per le scene. Non sempre è così. Questa cosa però necessariamente deve accadere a teatro, necessariamente accade a teatro. Cioè, tu fai un mese di prove e poi hai un prodotto che quello deve essere, e se fai una tournée di 120 date il prodotto deve essere sempre quello là. Se alla 70esima replica viene il regista e voi avete cambiato delle cose, lui ti dice no, lo spettacolo si rimette in prova, io non ho firmato per questa roba qua, ok? Questo per dire che cosa? Che nel teatro tu hai, cominci con la memoria, hai la base di memoria e piano piano costruisci le entrate, le uscite, e costruisci i rapporti con gli altri, costruisci il tuo personaggio in rapporto agli altri, il tuo personaggio in rapporto alla storia. Quindi questo lavoro di impasto accade e necessariamente deve accadere a teatro. Quindi il regista deve per forza rendersi conto che io sono in un processo, io attore sono in un processo e che sto costruendo e che costruisco giorno per giorno. E mi auguro che questo accada nella televisione e nel cinema, e ho la fortuna di dire che è successo con Mario Martone e con Saverio Costanzo, e nel senso non mi sento di citare Stefano Mordini perché io guidavo ed ero cioè avevo due battute che poi mi hanno tagliato, ma va bene così, capita anche sì quello. Quindi è capitato proprio perché loro sanno, hanno la sensibilità, perché un regista deve avere la sensibilità di capire che io sono in un momento deve capire innanzitutto in che momento del processo io sono, per darmi un'indicazione registica, per dire. Perché io faccio sempre l'esempio: se io non mi sono ancora messo le mutande
tu non mi puoi chiedere il colore della cravatta, non so come dire, è un esempio molto esplicativo, perché io non ci sono ancora arrivato a quel punto lì, in quel momento là, io non ci sono arrivato, al primo giorno di prove a teatro, tu non mi puoi chiedere proprio l'analisi di una battuta in particolare, della mia scena, perché io sto ancora a... come, che faccio? Cioè, dimmi tu. Poi ci sono registi che ti danno lo spazio, ti danno lo spazio e la possibilità di fare delle cose, di vedere, fai tu. E poi magari io correggo. E registi che invece dicono, guarda, tu entri da qua, eccetera, eccetera. Quindi tu ti costruisci tutto in funzione del fatto che lui ti dice che cosa fare, tra virgolette. Abbiamo capito che vieni dal teatro, penso sì. Che questa è una caratteristica molto molto bella e molto molto forte di chi magari ha fatto esperienza proprio in crescendo dal teatro. Adesso devo farti la domanda cattiva, non cattiva, però voglio dire, cosa pensi delle persone che invece cercano una scorciatoia, magari tentano di arrivare alla fama, anche alla celebrità tramite reality show o talent show, voglio dire... Tu che hai studiato, voglio dire, vieni da una famiglia d'arte che poi non ti sei neanche adagiato, perché voglio dire, hai fatto il tuo percorso formativo. Quindi cosa pensi proprio di chi deliberatamente sceglie, noi siamo anche assaliti dalle mosche, sceglie di essere, di trovare una scorciatoia nella loro crescita artistica? Guarda, ti dirò che ognuno è libero. Io sto cercando di capire quanto sei diplomatico. No! Io so, ognuno è libero di fare quello che vuole e di arrivare a quello che vuole come vuole, ok? Ora, quello che, come dire, quello che poi mi può dare fastidio è vantarsi di essere arrivati ad un punto. Che poi nel nostro mestiere non è arrivi in un punto, infine sono arrivato, eccetera. Si può sempre migliorare, crescere, eccetera, eccetera, discorsi che non faremo. Però io mi innervosisco un po' quando vedo degli attori giovani che se la crede. Io la gente che se la crede non ce la faccio, insomma. E ci sono, parlo perché ho degli esempi, ci sono degli esempi nell'Italia di non oggi. Facciamo non facciamo no. Ci sono degli esempi nell'Italia di oggi di persone che non hanno fatto granché, intendo lavorativamente parlando, e di studi, non hanno fatto granché. Vengono chiamati perché magari hanno la faccia, perché magari hanno la presa per fare una cosa e si sentono Alain Delon. Capisci che ti vorrei dire stai tranquillo, cioè. Cinema, teatro e televisione, qual è la realtà che meglio si addice a Edoardo Scarpetta? Ma sicuramente il teatro, e la speranza è di fare tanti film, tanta televisione per sovvenzionare il teatro che voglio fare io, gli spettacoli che voglio fare io, gli spettacoli che voglio sovvenzionare io anche, come dire, per terzi, cioè progetti in cui credo. E nel 2025 c'è un traguardo, un progetto, perché saranno 100 anni dalla scomparsa del tuo trisavolo, Edoardo, e omonimo Edoardo Scarpetta, e ci sono tanti progetti all'orizzonte. Sì, a proposito di questo, è cominciato ieri un laboratorio al Teatro San Nazzaro che si chiama Scarpetta Suite, che io tengo insieme a Edoardo Sorgente, Vincenzo Nemolato e Francesco Saponaro alla regia. Lui è il capo, diciamo, eccetera. E abbiamo fatto le audizioni, abbiamo fatto gli incontri e la speranza, l'idea, la luna è di mettere in scena uno spettacolo di Scarpetta dall'anno prossimo in scena, ogni anno, per arrivare nel 2025 a fare una maratona in onore dei 100 anni dalla morte di Edoardo Scarpetta. Questa è la luna, poi arriva a Mulambiona, però questo è l'importante è avere un bell'obiettivo. Sì, l'importante è avere un obiettivo.
e ci sono tanti altri progetti di cui non parliamo per scaramanzia, ce lo siamo detti prima. Noi ti invitiamo l'anno prossimo a Vietri, perché abbiamo anche saputo che non ci sei mai stato, quindi assolutamente sarà nostro onore averti come ospite, farti conoscere al pubblico vietrese dopo questa bella chiacchierata, e ti diamo il premio Arte e Movimento 2020 per la sezione attore e ceramica vietrese. È un artista vietrese che l'ha realizzato. Benvenuto a Picella, un piatto decorativo. Volevamo darti un segno della nostra terra. Sai che sì, è caldo perché l'avevo io in braccio. Il mio cuore no, non è appena sfornato. E sai che come ti dicevo, la rassegna Arte e Movimento vuole celebrare i talenti della nostra terra, che molto spesso viene conosciuta per altre cose. Anche recentemente ascoltiamo di tutto sulla Campania, quindi noi vogliamo far conoscere le cose belle, e il talento di Edoardo Scarpetta è uno di questi. Grazie mille.